Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, oggi in trasmissione non c'è Francesco, per cui la trasmissione la condurrò tutta io. E mentre nella prima trasmissione parleremo di un po' di notizie stampa, di informazioni che sono uscite proprio sulla società civile, sul nostro modo di vedere il mondo e di vivere, nella seconda parte invece della trasmissione farò una trasmissione relativa all'ideologia dei sacrifici umani, perché esiste l'ideologia dei sacrifici umani, chi ha fatto uscire l'ideologia dei sacrifici umani e chi usa l'ideologia dei sacrifici umani. Questo dei sacrifici umani però ne parleremo nella seconda trasmissione dalle ore 19 alle ore 20. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, prima di iniziare la trasmissione, proviamo un attimino a ricapitolare qual è il modo di affrontare o di rapportarsi nella vita di un pagano politeista, chiaramente in contrapposizione o nella situazione oggettiva in cui viviamo oggi, rispetto al modo che c'è di affrontare la vita, di affrontare le questioni della società civile del cristianesimo. Cioè, mentre il cristianesimo mette al centro delle cose, al centro della vita, il suo Dio padrone, i pagani politeisti al centro della vita mettono la vita stessa. E questo è la contrapposizione più evidente e più reale che c'è fra pagani e monoteisti in generale e cristiani. Cosa significa mettere al centro della vita il Dio padrone o mettere al centro della vita la vita stessa? Siccome la vita è il leitmotiv, cioè il motivo conduttore di ogni nostro modo di guardare il mondo, di ogni nostro modo di rapportarsi con gli altri, la vita è anche l'oggetto che interessa ai cristiani in relazione al loro Dio padrone. Però mentre un pagano politeista la vita è il centro della sua esistenza, il centro della sua attenzione, per un cristiano la vita è manifestazione del suo Dio padrone. Cioè la vita non esiste in sé per un cristiano, la vita non ha diritti, la vita non deve chiedere, non deve manifestare se stessa, ma la vita deve essere sottomessa al volere e all'imperio del suo Dio padrone. Dopodiché loro riempiono il significato del loro Dio padrone, no? Per cui quando andiamo in una situazione culturale, una situazione dotta, i cristiani si servono dei neoplatonici, si servono degli stoici, si servono di tutto ciò che non è cristianesimo per giustificare l'esistenza del loro Dio. Quando invece siamo in una situazione di persone che vivono la loro vita quotidiana con i loro problemi, non siamo più in una situazione culturale cosiddetta dotta, allora usano la loro Bibbia, no? Usano i loro libri sacri, la parola del loro Dio. Allora, il loro Dio non è il Dio sommamente buono, ma è il Dio che macella le persone perché non si mettono in ginocchio davanti a Lui. Ed è la vita ciò che noi andiamo a contendere. Cioè, voi che mi state ascoltando, siete padroni della vostra vita o siete delle bestie che devono mettersi in ginocchio al volere del Dio padrone? Voi come pensate voi stessi? Lasciamo perdere che i cristiani vi hanno educato ad essere più furbi degli altri, a mettergli in culo gli altri, a far fesse le persone, a dominare gli altri, e dominare gli altri sia quando siete forti, non so, tipo un titolare d'azienda, tipo una persona delle istituzioni, sia quando siete deboli, no? Tipo il ladro che entra in casa, tipo il piccolo rapinatore, tipo lo spacciatore di droga. Sono sempre azioni di dominio nei confronti degli altri che hanno al loro fondo la molla di dire: io sono il padrone.
Ora provate a pensare di voi stessi. Voi cosa pensate di voi stessi? Siete quelle merde che vogliono i cristiani, peccatori, squallidi, gente che deve battersi il petto per la colpa perché fate veramente schifo? O siete ciò che avete potuto essere nascendo in questa situazione, in questa società, e avete fatto del vostro meglio per quello che vi è stato possibile? Guardandoci indietro diciamo: avremmo potuto fare ancora meglio. Ma voi, di voi stessi, che cosa pensate? Perché tutto l'oggetto del contendere fra il paganesimo politeista e il cristianesimo e siete voi stessi. Voi, come persone, avete bisogno di bestie in ginocchio che si mettono in ginocchio davanti a voi? O avete bisogno di una società che funzioni e che vi dia un buon proseguo di vita? Voi cosa volete? Voi cosa siete? Questo è importante per il paganesimo. Diverso invece per il cristiano. Il cristiano vi dice voi cosa siete. Vi dice che voi dovete incasellarvi in quel gregge. Vi dice che voi non avete diritto se non il diritto di obbedire alla volontà di Dio e di mettervi in ginocchio davanti a Dio e di fare tutto ciò che Dio vuole. E quel tutto ciò che Dio vuole è sottrarvi ai vostri diritti costituzionali, e la Chiesa Cattolica vi dice lei che cosa voi dovete fare, perché la Chiesa Cattolica è manifestazione del Dio in terra. Non esiste un Dio creatore, esiste una Chiesa Cattolica che vi dice cosa voi dovete fare, perché siete delle bestie sceme, stupide, cretine, che devono solo obbedire e strisciare davanti alla Chiesa Cattolica, e lei, la Chiesa Cattolica, vi dice a voi cosa voi dovete fare perché lei rappresenta il Dio padrone. E allora la questione del contendere non è semplicemente fra un credo religioso o un altro credo religioso, ma la questione del contendere è come noi ci rapportiamo all'interno della società civile. Perché la Chiesa Cattolica dica alle persone cosa devono fare, deve riuscire a costringere le persone a mettersi in ginocchio, a dirgli si buona, deve distruggere la loro capacità di dire io esisto, io sono una persona, io ho dei diritti, io sono un portatore di diritti costituzionali. Questo deve distruggere la Chiesa Cattolica. E come lo fa? Lo fa a vari livelli, e sono questi vari livelli che vedremo adesso nelle notizie stampa che passeremo in rassegna. Allora, innanzitutto, voi sapete che ultimamente la Chiesa Cattolica si è messa a fare ha ripreso a fare il rito della messa in latino, no? La messa in latino, cioè i riti in latino, venivano fatti dai cattolici per allontanare il credente, il fedele, da quello che si diceva. Cioè, in pratica, il fedele non dotto, il fedele che non analizza le cose, doveva essere indotto a sentire delle formule tipo magiche e non capire quello che la Chiesa Cattolica diceva. Questo separava il prete e la Chiesa Cattolica dalle bestie del suo gregge. Il prete era considerato superiore perché aveva una specie di, fra virgolette, cultura. Infatti la cultura veniva impedita alle persone finché dopo arrivò quel bastardo di Carlo Marx che cominciò a dire la scuola deve essere obbligatoria per tutti perché tutti devono imparare a leggere e scrivere. Ma quello è un delinquente, non c'è problema. Chiesa Cattolica si oppose il più possibile, ci sono delle lettere fatte dai vari papi
contro il re d'Italia, che il re d'Italia chiaramente aveva l'esigenza che la popolazione italiana sapesse leggere e scrivere, non poteva far certo la figura dei buzzurri davanti agli inglesi, agli americani o ai tedeschi o altri paesi. E naturalmente ci fu uno scontro abbastanza duro. Ora, chiaramente riportare la messa in latino per i cattolici ha un altro significato, però ha un significato che è quel tentativo di recuperare quella popolazione, visto che le persone che vanno in chiesa ultimamente sono all'incirca sul 30%. Comprese quelle che vanno in chiesa saltuariamente, il che vuol dire che la Chiesa Cattolica ormai le sue bestie, le bestie del suo gregge, cominciano a scappare via, e cominciano a scappare via in tutto il mondo occidentale. E vediamo proprio per questa questione che la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra a tutto il mondo. Per esempio, l'India è un paese considerato abbastanza povero, no? E la Chiesa Cattolica, chiaramente, e anche l'Islam, si sono messi d'impegno per riuscire a convertire questi buzzurri di induisti, no? E ridurli all'obbedienza. Il problema grosso per la Chiesa Cattolica è che e anche per l'Islam è che gli induisti hanno capito il gioco, e a quel gioco non è che ci stiano. In realtà la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra all'India. E sapete bene che la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, usava proprio la gente povera per scardinare la situazione economica dell'India. La macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, impediva alle persone di arrivare in ospedale per farsi curare e li metteva nei suoi lager. Ebbene, questa opera di proselitismo è estremamente attiva in India, proprio perché bastano pochi soldi, specialmente nelle zone più povere o comunque agricole dell'India, per ricattare i genitori e comperarsi le conversioni. Una volta comperate le conversioni, si ha a disposizione una massa di manovra di persone per condizionare quello che è la situazione sociale in India. Ora, che piaccia o meno, l'India è comunque un paese sovrano ed è un paese riconosciuto dall'Italia. Portare una banda armata come quella cattolica che tenti di distruggere il sistema sociale indiano perché ha bisogno di gente da mettere in ginocchio e nello stesso tempo per far pressioni sulla struttura sociale indiana, chiaramente è un atto di guerra ed è un atto di terrorismo. Ma vero terrorismo, perché va ad incidere sulle persone. Naturalmente gli indiani si difendono come possono, naturalmente subiscono una quantità enorme gli indiani di violenze ad opera dei preti cattolici, specialmente ricatti, specialmente minacce che vengono fatte con l'uso di denaro continuo e sistematico. Un'altra aggressione noi l'abbiamo per esempio nelle Filippine. Questo articolo, naturalmente l'articolo vorrebbe avere un tenore contrario, ed è il tratto dal lunedì 9 luglio 2007 della Repubblica. India, cristiani nel mirino e guerra alle conversioni, rischia il carcere chi fa proselitismo. Cosa vuol dire fare proselitismo? Chiariamoci un attimino il senso di questo concetto. Fare proselitismo non significa io manifesto la mia idea, se tu aderisci alla mia idea ti avvicini a me e vieni con me. Fare proselitismo non è questo. Cioè manifestare le proprie idee e cercare che le proprie idee siano accettate e costruire un'organizzazione sulle proprie idee non è fare proselitismo. Fare proselitismo è quando uno va dal genitore che ha il bambino in difficoltà e gli dice: io ho i soldi, se tu ti converti io ti risolvo la difficoltà del bambino. Questo è fare proselitismo, che sono due atteggiamenti completamente diversi, che non hanno niente a che vedere con la libertà di manifestare le idee.
Qui si tratta di un'attività di ricatto sistematico della società civile al fine di costringere la società civile a vendere il proprio futuro per avere dei piccoli vantaggi adesso, che arrivano quei criminali assassini che sono i missionari cattolici a comperare le persone per disarticolare la società civile. Per cui il pericolo è la disarticolazione della società civile, ed è un pericolo che sente molto, in maniera molto forte la Cina, per esempio, proprio ad opera dell'attività criminale dei cattolici. La stessa cosa lo abbiamo nelle Filippine. Le Filippine, vi ricordo, furono occupate nel XVI secolo e furono immediatamente e forzatamente convertite al cattolicesimo. Nel 1898 gli spagnoli, naturalmente dal XVI, dal 1521 al 1600, praticamente al 1898, quasi al 1900, gli spagnoli occupano le Filippine e la Chiesa Cattolica è il braccio armato dell'occupazione spagnola, tanto per essere chiari. Per cui conversioni forzate, ricatti, omicidi, schiavismo e tutto il resto che ne va addosso. Nel 1898 gli spagnoli vengono sconfitti e le Filippine vanno sotto la dominazione americana. La Chiesa Cattolica viene emarginata. Perché? Perché era il braccio armato degli spagnoli, chiaramente. Dal 1982 al 1983, sotto il regime di Marcos, c'è espulsione a raffica di missionari. E nel 1886 il cardinale Sin invita la popolazione a difendere i soldati ribelli contro Marcos. In pratica il cardinale Sin fa un colpo di Stato contro Marcos. Pertanto abbiamo una Chiesa Cattolica che uccide, che massacra, che tortura, che fa proselitismo forzato, che li ha fatti nel corso della storia e che ha creato disastri in India, li sta creando, e nelle Filippine li sta facendo adesso. L'articolo è della Repubblica del 15 luglio 2007 e si intitola «I preti coraggio». Vi ricordo che il prete Bossi è stato sequestrato. «La fede vale più della vita». Cosa vuol dire il sottotitolo «La fede vale di più della vita»? Significa, a detta di questo prete, per noi stuprare le persone, impedire alle persone di essere persone e trasformarle in bestiame del mio gregge vale più della mia stessa vita. Ragionateci un po' voi se volete. La stessa cosa, casini molto forti, quei cristiani e quei cattolici ci sono in Iraq. Che piaccia o non piaccia, anche se dal punto di vista economico possiamo analizzare la guerra dell'Iraq da un punto di vista dei giochi delle grandi potenze che cercano di conquistare nella scacchiera mondiale i loro posti, la guerra in Iraq è stata giocata come il male assoluto. L'Iraq, Saddam Hussein, è stato dipinto dagli americani come il Satana, e bene o male, volenti o nolenti, i soldati spagnoli sono arrivati in Iraq con i simboli dei crociati addosso. Volenti o nolenti, è stata una vera e propria guerra di religione. So perfettamente che non esistono caratteri religiosi, ma mentre prima con Hussein, volenti o nolenti, esisteva un laicismo, uno stato laico, che garantiva comunque a tutti la propria religione, salvo qualche massacro qua e là, quando il suo potere cominciava ad aver puzza di qualcosa che non andava, ma quello è un altro discorso. Ora la guerra di religione è scoppiata proprio perché le forze di occupazione dell'Iraq sono forze marcatamente cristiane. Io ricordo ancora l'offesa che abbiamo ricevuto noi pagani ad opera di militari italiani in Iraq, dove il vescovo, il prete cattolico,
ha battezzato dei soldati italiani, o ha cresimato, adesso non mi ricordo, sopra un luogo sacro dei pagani politeisti. È stata veramente una vigliaccata. Questi militari devono vergognarsi come vermi di aver fatto questa cosa, innanzitutto. Ed è uno sfregio dal punto di vista religioso che è stato fatto. E tutta la guerra in Iraq, che piaccia o non piaccia, ha delle connotazioni religiose molto forti. Chiaramente cosa succede? Succede che se sotto Saddam la chiesa caldea, che è la chiesa, diciamo così, la parte cattolica irachena, no? Aveva libertà di culto, ma non semplicemente libertà di seguire il proprio culto, ma libertà anche di costume, libertà di manifestare se stessi, di essere se stessi, no? In quanto componenti della Chiesa caldea, adesso vengono visti come forze che collaborano all'occupazione dell'Iraq e vengono viste proprio in funzione di distruzione di musulmani, siano essi sciiti o altri. Pertanto quello che è avvenuto in Iraq è stata una disarticolazione di una situazione sociale in maniera fortissima. Vorrei ricordarvi che il Parlamento americano sta tentando di chiedere a Bush il ritiro delle truppe dell'Iraq. Ora, si può essere dalla parte del Parlamento degli Stati Uniti o si può essere dalla parte di Bush, sostenere l'une e le altre ragioni, ma sta di fatto che la società irachena è stata disarticolata proprio nelle relazioni interpersonali della popolazione civile. Ciò che prima era pacifico, ciò che prima era convivenza pacifica, adesso è diventata convivenza conflittuale. E naturalmente chi paga? Chi è arrivato con l'esercito, naturalmente le persone piccole, le persone che avevano una famiglia, le persone che prima vivevano pacificamente la loro fede in mezzo a sciiti e in mezzo ad altri musulmani, adesso sono costretti a difendersi con le armi, chiaramente. La guerra dei cattolici. Abbiamo visto tre posti territoriali, no? L'Iraq, le Filippine e l'India, dove c'è conflitto per questioni religiose.